Vuoi sapere cosa rende veramente unico il caffè Raphael di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unica la birra, l'arte delle specialità di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unico l'olio, l'arte delle specialità di Todis? È il momento della stagione in cui ci sono solamente 8 squadre, tutte unite dallo stesso sogno, ovvero quello di cucirsi il tricolore sul petto e di alzare al cielo il trofeo più bello di tutti, lo scudetto. Un saluto e una buona serata dalla Pala Olgiata di Roma da parte di Mattia Esposito. Inizia il cammino playoff di Olympus Roma e Ital Service Pesaro, gara 1 dei quarti di finale che si gioca proprio qui al Pala Olgiata, la prima della regular season che riceve l'ottava classificata. Questa partita ha anche valso una finale di Coppa Italia. C'è tanta storia di Serie A, almeno storia recente della Serie A in campo questa sera qui al Pala Olgiata di Roma. Saluto di rito tra le due squadre in campo. Iniziamo col darvi la squadra arbitrale composta da Fabrizio Andolfo della sezione di Ercolano, coadiuvato da Emilio Romano di Nola. Terzo arbitro Giovanni Zannola della sezione di Ostia. Al crono siede invece Vincenzo Cannistra della sezione di Catanzaro. Dicevamo di un Olympus che ha chiuso al primo posto dominando la regular season. Blues che sono stati in testa praticamente dall'inizio alla fine e ricevono in questa gara 1 l'Ital Service Pesaro di Fausto Scarpitti, che come abbiamo detto in apertura di telecronaca ha chiuso invece la stagione regolare all'ottavo posto in classifica. Ma leggendo i nomi dell'Ital Service Pesaro ci si accorge di come i ragazzi allenati da Fausto Scarpitti abbiano tutte le carte in regola e l'esperienza giusta per provare a mettere paura ai Blues. Andiamo a dare lettura proprio delle formazioni partendo dall'Ital Service Pesaro con Tony Dandel, Vavà, Pires, Belloni, Luberto, Juanfran, André Ferreira, Caruso, Murillo Schiocchè, D'Ambrosio, Barrichello e Putano. Questi gli uomini a disposizione di Fausto Scarpitti. Risponde l'Olympus dalla parte opposta con Tres, Gabriel, Isgro, Cutrupi, Ducci, Ceccarelli, Marcelinho, Fortino, Di Eugenio, Biscossi, Rodriguez e Dimas. Queste le scelte di Daniele D'Orto. Prima della gara un minuto di raccoglimento perché l'Italia piange l'ennesima tragedia sul posto di lavoro, nel tragico incidente avvenuto a Casteldaccia. In religioso silenzio il Pala Olgiata di Roma per questo minuto di raccoglimento per gli operai morti a Casteldaccia. Un altro momento triste per il nostro paese.
assurdo che qualcuno debba morire svolgendo il suo lavoro. Proviamo a concentrarci sulle emozioni che sicuramente ci regalerà questa sfida del Pallolgiata di Roma. Il primo pallone per l'Olympus con Fortino, Dimas, Gabriel e Marcelinho in quintetto insieme a Daniele Doci. Ci sono invece Toni Dandelli insieme a Putano, Murillo, Schiocchè, Barrichello e Caruso per l'Ital Service Pesaro. Queste le scelte almeno in termini di quintetti iniziali da una parte e dall'altra. Aspettiamo solamente il fischio d'inizio. Ultime raccomandazioni degli arbitri alle due panchine. Adesso a colloquio con Daniele Dorto. È davvero tutto pronto al Pallolgiata di Roma. Ricordiamo che siamo in diretta su Futsal TV e sul canale YouTube di Sky Sport, dunque potete seguirci in streaming nel modo che preferite. È iniziata la gara, il primo possesso è dell'Olympus. Dimas, Fortino, pressato subito forte da Toni Dandella, pressione forte anche di Gabriella su Caruso. L'ultimo tocco è del giocatore dell'Olympus, prima rimessa laterale di questa sfida per i piedi di Matheus Barrichello, arrivato a stagione in corso dall'Eco City Genzano. Portare fantasia, qualità e imprevedibilità all'Ital Service. Anche Caruso nella stessa operazione. Olympus che gestisce il pallone con Biscossi. Gabriel taglia il campo in diagonale. Non era male l'idea per la corsa di Matteo Biscossi. Pallone leggermente troppo lungo. Si ripartirà con una rimessa laterale in favore dell'Ital Service Pesaro. Primo sguardo al cronometro, 19 minuti e 22 secondi da giocare. Murillo Schiocchè offre il pallone a Toni Dandella. Caruso pressato forte da Rodolfo Fortino che gli sfila il pallone. Gabriel Dimas, Fortino, su di lui c'è Matheus Barrichello. Fortino preferisce ragionare, tornare da Biscossi. Fortino dentro il pallone, Dimas prova ad alzarlo per Biscossi. Caruso controlla che il pallone sfili innocuo oltre la linea di fondo. Siamo all'alba di questa partita e di questa serie, ricordiamo che si gioca al meglio delle tre gare. È l'Olympus che ha il vantaggio del fattore campo, dunque inaugura questa serie in casa e poi potrà giocare qui anche l'eventuale Bella. Gabriella Biscossi dentro da Fortino, di prima, di ritorno per Matteo Biscossi. Anche qui l'idea non era male, leggermente troppo corto il pallone. Intanto Fortino arriva in scivolata, anticipa tutti, stava però per combinare un pasticcio mettendo il pallone nella sua porta. Brivido lungo la schiena di Daniele Dorto e di tutti i tifosi presenti qui al Pallolgiata. Un Pallolgiata anche oggi sold out per questa gara dei quarti di finale. Pallone scodellato, Caruso al volo, Biscossi con il tocco involontario può raccogliere il pallone. Ducci con le mani prova a servire proprio lungo Matteo Biscossi. A gioco facile l'Ital Service con Putano che ha già rimesso in moto Matheus Barrichello. Murillo Schiocchè in banda dentro da Caruso, pressato da Gabriel. L'ultimo tocco è di un giocatore dell'Ital Service. Sarà rimessa dal fondo per le mani di Daniele Ducci. Dimas a portare il pallone, se ne va Dimas che prova a calciare lì ad aspettarlo però Davide Putano. Poi arriva forte Matheus Barrichello, subito duro in contrasto con Matteo Biscossi. Rivediamo il replay con la scorribanda di Dimas e la risposta di Davide Putano, uscito con i tempi giusti. Sarà rimessa laterale in zona d'attacco per l'Olympus, praticamente all'altezza del dischetto del tiro libero. Fortino ancora una volta a coordinarsi splendidamente al volo. La sua conclusione è deviata, sarà rimessa laterale per l'Olympus.
altro pallone scodellato, ancora Fortino. Questa è la soluzione più cavalcata dall'Olympus quando c'è qualche palla da fermo. Barichello, Murillo, va dentro da Caruso, controllo non facile sulla pressione di Gabriel. Caruso regala la rimessa laterale dell'Olympus. 2 minuti e 20 secondi se ne sono andati. Qui Fortino sulla pressione di Tony Dandella non riesce a tenere in campo il pallone. L'Ital Service che riparte da una rimessa laterale, dall'uno contro uno quasi surplus di Matheus Barrichello. Murillo va dentro da Barrichello che lascia lì il piede, non cattivo l'intervento di Barrichello, direi che il fallo ci poteva stare ai danni di Daniele Ducci. Barrichello che voleva semplicemente provare ad arrivare sul pallone. Riparte con il possesso di palla all'Olympus, Fortino, Gabriel Dimas, bella giocata a fare fuori Morelo, poi il pallone di ritorno di Gabriel per Dimas è troppo forte e allora l'Ital Service Pesaro può provare a contrattaccare. Spazia male qui la squadra di Scarpetti e allora la conclusione di Barrichello produce solamente un calcio d'angolo. Occhio al pallone perso sul quale si avventa Dimas. Buona lettura di Davide Putano che allontana la minaccia e spedisce il pallone direttamente sul fondo dalla parte opposta del campo. Dentro Juan Fran, prime rotazioni sulla panchina dell'Ital Service. Occhio qui alla rimessa laterale, l'ultimo tocco è di Biscossi secondo gli arbitri. Ital Service Pesaro che riparte da una rimessa laterale. Putano a portare il pallone oltre la sua metà campo, colpisce Juan Fran che stava per fare un gol rocambolesco. Per fortuna dell'Olympus la deviazione di Juan Fran è finita ben lontana dallo specchio della porta. Recupera qui il pallone Gabriel che offre a Fortino che si appoggia su Biscossi. Occhio al taglio di Biscossi. Buona la lettura di Capitan Tony Dandella, bandiera, simbolo dell'Ital Service Pesaro. Conclusione, rimpallata, altra rimessa, rimane in zona d'attacco l'Olympus. ...16 minuti... ...15 secondi da giocare. Di Mascalcia, Putano centrale, arriva Fortino per primo sulla ribattuta, si appoggia all'indietro su Daniele Ducci. Fortino, Biscossi sta provando ad alzare un po' i giri del motore l'Olympus, dentro anche Antonino Isgro per Daniele Dorto. Biscossi non può controllare questo pallone che si perde docile in rimessa laterale. Murillo alza la testa, prova a trovare questo pallone lungo per Vava. Buona la pressione di Sgro che induce di fatto Vava all'errore e alla palla persa per l'ex Feldieboli. Isgro, Marcelinho, esordio in questa partita così come per Rudy Neitres. Questo pallone tagliato in diagonale che non controlla il numero 3 dell'Olympus. Murillo, Barrichello, pallone per Juan Fran. Murillo servito in parallela, viene chiuso in rimessa laterale. Juan Fran Vava si appoggia con la suola all'indietro da Davide Putano, porta il pallone, va a lungo, l'anticipo di testa di Tres, si alza un campanile. Cutrupi, Isgro, Tressa, Isgro, giro palla dell'Olympus, ancora Antonino Isgro, isolamento in banda per puntare Barrichello, prova la conclusione, Barrichello ci mette il piede per un attimo Cutrupi, poi è Belloni ad uscire vincitore dal contrasto, fermato con un fallo di Antonino Isgro secondo gli arbitri.
è il primo fallo di questa partita, lo ha commesso il numero 7 dell'Olympus ai danni di Bellone. C'è solo Barrichello come superstite del quintetto iniziale per l'Ital Service Pesaro. Belloni raddoppiato, perde un brutto pallone, tre scalcia Barrichello, è bravo a fare opposizione con le gambe e a concedere, credo, il calcio d'angolo all'Olympus. Anzi, si tratta di rimessa laterale, pallone per Cutruppi che pesca Marcelinho sul secondo palo. Chi se non Marcelinho poteva stappare la post-season dell'Olympus? 14 minuti 35 secondi, l'Olympus è avanti con il gol di Marcelinho, 1-0. Lui che è ex di questa partita ha vinto uno scudetto con la maglia dell'Ital Service Pesaro e adesso sta provando a fare altrettanto anche con quella dell'Olympus addosso. Belloni se ne va, prova a mettere dentro il pallone, viene chiuso da Rudy nei tres in calcio d'angolo, prova a rispondere immediatamente l'Ital Service dopo il gol di Marcelinho. Occhio qui a Vova che prova a coordinarsi. Non era facile, il pallone non arrivava piano sul suo destro, è riuscito comunque a trovare un discreto timing il giocatore dell'Ital Service, senza però impattare bene. Qui Marcelinho arriva prima di Barrichello, finisce a terra Marcelinho, non c'è fallo, poi arriva a sua volta in ritardo su Barrichello e spende un cartellino giallo, ha preso l'intervento di Barrichello, gliel'ha restituito Marcelinho. Si scaldano gli animi in campo. Direi che Marcelinho si è fatto giustizia da solo in questo caso, prendendosi il cartellino giallo, secondo fallo di squadra per l'Olympus. Marcelinho è il primo ammonito di questa partita. Si torna a giocare, Belloni all'indietro da Davide Putano che prova ad andare lungo, l'uscita precisa, puntuale di Ducci, Marcelinho in buca dentro per Cutruppi, anticipato da Putano, ancora buona lettura del portiere dell'Ital Service Pesaro. Ducci va lungo a cercare Marcelinho che in qualche modo riesce a tenere in campo il pallone, arriva alle sue spalle la spinta di Tony Dandel, eccolo il primo fallo di squadra per l'Ital Service Pesaro. Sarà calcio di punizione per l'Olympus dopo il primo fallo di squadra, abbiamo detto, commesso dall'Ital Service Pesaro. Marcelinho va in porta, ci mette il piede Christopher Cutruppi come il gol dell'1-0, ma a parti invertite, l'assist di Marcelinho, il gol di Cutruppi, 13 minuti 37 secondi, 1-2 dell'Olympus. Time out obbligatorio per Fausto Scarpetti. Qui andiamo a rivedere Cutruppi che di astuzia anticipa Tony Dandella. Cutruppi, 2-0 per l'Olympus, dicevamo a parti invertite rispetto al gol dell'1-0. In quell'occasione Cutruppi aveva servito Marcelinho per il tap-in in porta e adesso Marcelinho ha battuto il calcio di punizione e Cutruppi è stato bravissimo con un tocco ad eludere la parata di Davide Putano. Di sicuro l'Ital Service non si aspettava, o quantomeno non voleva, un inizio di gara così, con l'inerzia subito tutta
dalla parte dell'Olympus, che contemporaneamente però ha voluto dare subito un segnale chiaro a questa partita. Ital Service che deve fare a meno di un Moabs acciaccato, altro giocatore in grado di dare sicuramente tanta imprevedibilità. Si riparte da centrocampo dopo il gol del 2-0 di Christopher Cutruppi ed il time out chiamato da Fausto Scarpitti. Cutruppi prova ad andare da Marzelinho, va Belloni, porta il pallone, lo offre a Juanfran, pressato da Isgro, si libera del pallone, trova uno scarico, l'Ital Service prova a dare un po' di aria alla sua manovra, Belloni scippato da Tres che mette anche il piede su Toni Dandella. Adesso l'Olympus prova a far valere l'inerzia di questa partita. Pallone lungo di Putano, la chiusura di testa di Cutruppi e qui Juanfran e Vavà si scontrano a vicenda e viene fuori una rimessa laterale per l'Olympus. Entrambi sono andati forti sul pallone ma di fatto un contrasto tra compagni di squadra. Belloni a portare il pallone in uno contro uno, rientra sul suo mancino, lo offre a Toni Dandella. Va Juanfran, prova la giocata su Isgro, tocca su Toni Dandella, Belloni, le finte su Tres, torna all'indietro da Vavà. Adesso Ital Service senza un vero punto di riferimento là davanti, sta provando con il giro palla a mettere in difficoltà la fase difensiva dell'Olympus. Direi fin qui molto molto attenta Juanfran. Putano va lungo con i piedi a cercare Belloni, si lotta sul pallone, Belloni che ha anche perso una scarpa, gli arbitri non fermano il gioco, Belloni adesso riprende posto all'interno della sua metà campo con Tres che calcia. Fuori Belloni, torna Murillo Schiocchè. Pallone in avanti con Ducci che anticipa Caruso e poi Tres non riesce con efficacia a liberarsi del pallone. Ne viene fuori una rimessa laterale in favore dell'Ital Service Pesaro. Toni Dandella all'indietro da Putano. È lui a pilotare il pallone, ad offrirlo ancora a Toni Dandella che non può tornare dal suo portiere. Allora Toni Dandella costretto a servire forte, teso questo pallone in avanti, ma palla persa dall'Ital Service. Buona la scodellata di Biscossi, anticipato secco Marzelinho, buona lettura di Sgro che si mette sulla linea di passaggio, spinge la transizione, Putano è decisivo nell'uno contro uno con Marzelinho. Da una possibile ripartenza dell'Ital Service ne è venuta fuori una dell'Olympus che sta giocando con grandissima attitudine, con grandissima concretezza questo primo tempo al palo, Olgiata di Roma, dentro anche Pires per l'Ital Service. Eccolo in possesso, scaricare su Toni Dandella, Caruso, serve il rimorchio proprio di Felipe Toni Dandella che va con la punta del piede destro, altro brivido per l'Olympus. Sembrava essere tagliato fuori Ducci che adesso con le mani va dentro profondo da Fortino che con la suola voleva servire il rimorchio di Gabriel. Buona lettura difensiva di Caruso se non sbaglio, comunque ne viene fuori un calcio d'angolo per l'Olympus e per i piedi di Capitan Demas che va da Fortino, prova ancora una volta a coordinarsi colui che è stato il capocannoniere della Serie A, seguito da Marcelinho che ha stappato questi playoff. Intanto qui arriva il fallo fischiato ai danni di Pires, è il terzo di squadra commesso dall'Olympus, 1
ne ha commesso invece l'Ital Service Pesaro. Davvero non c'è neanche un posto libero quest'oggi al Palaolgiata. Murilo, pallone gestito da Pires, prova ad andare con l'esterno da Caruso. Barichello, prestato da Demas, che gli sfila il pallone. Prova ad andare Demas, che va da Fortino, di ritorno per Demas. Alla fine Biscossi col tacco. C'è stata una deviazione, ha provato la giocatona Matteo Biscossi quando mancano 27 secondi alla metà del primo tempo. Demas scodella, Fortino si coordina ancora una volta al volo, non impatta bene col pallone Rodolfo Fortino, e questa, se vogliamo, è una notizia. Barichello prova ad andarsene uno contro uno su Demas, che fa scudo col corpo e si guadagna la rimessa laterale. Biscossi dentro subito da Fortino, chiedeva un tocco con il braccio Barichello. Fortino che ha stoppato il pallone con l'esterno e poi gli è finito sul braccio, va a sradicare il pallone qui Rodolfo Fortino, poi sbagliato il pallone di ritorno di Matteo Biscossi. Ma la ferocia con cui l'Olympus sta giocando questa prima metà di primo tempo è spiegata in parte dal punteggio, ma in larga parte anche dal numero di duelli che i Blues stanno vincendo nei contrasti e nelle seconde palle, che sono spesso una chiave di lettura importante nel futsal. Rimessa laterale battuta da Barichello con Putano, che prende possesso della metà campo dell'Olympus, prova una conclusione, un paio di deviazioni, alla fine arbitri che vanno a parlare con Gabriel, che si è un po' allacciato con Caruso all'interno dell'area di rigore. 9:47 sul crono con Barichello. Murilo che regala il pallone a Fortino, che se ne va con un tunnel e poi non riesce a passare anche sotto le gambe di Putano, che esce al limite dell'area di rigore. Parata di esperienza qui di Davide Putano. Caruso la lascia lì per Pires, arriva Gabriel che è andato a commettere fallo. È il quarto, se non andiamo errati, di squadra per l'Olympus. Confermiamo, 4 falli per l'Olympus, 1 per l'Ital Service Pesaro, con l'Olympus che deve iniziare a dare un'occhiata alla situazione falli, perché dal prossimo sarà in bonus. E mancano ancora 9 minuti e 27 secondi alla fine di questo primo tempo. Interessante calcio di punizione in arrivo per l'Ital Service con Barichello, che va fortissimo sul secondo palo. Vava ha avuto quasi paura di mettere la testa su questo pallone a 200 all'ora. La conclusione di Barichello, serviva effettivamente un bel po' di coraggio per scegliere di opporsi con la testa al tiro di Barichello. Ducci lungo a cercare Biscossi, l'anticipo di Barichello ma anche quello di Tres su Murilo, poi Tres prova ad aprire per Gabriel, finisce a terra, c'è il fallo di Caruso, è il secondo per l'Ital Service. Calcio di punizione in arrivo per l'Olympus con 9 minuti e 16 secondi da giocare in questo primo tempo. Ha colpito 2 volte la squadra di Daniele D'Orto, prima Marzeligno, poi Cutrupi, che si sono scambiati, diciamo così, anche gli assist. Marzeligno in porta, ha colpito però Dimas, direi di sì, perché gli arbitri assegnano la rimessa laterale all'Ital Service Pesaro. Barichello va profondo per Caruso, che pensa per un attimo a girarla di prima in porta, poi preferisce ragionare
e far leva col corpo su Tressa. Di Massa, pallone per Rodolfo Fortino. Rudy Tressa dentro da Di Massa, che controlla, ripulisce per Fortino, che la lascia lì ancora per il 77. Tressa, Fortino, spalle alla porta, prova la giocata su Barrichello, che secondo gli arbitri non va a commettere fallo. Il fallo lo commette Rudinei Tressa. Attenzione, perché è il quinto per l'Olympus, che entra ufficialmente in bonus con 8 minuti e 40 secondi da giocare. Arriva anche il secondo ammonito di questa partita per proteste, che è Rudinei Tressa dopo Marcelinho. Ammonito anche Tressa. Ma direi che la notizia più importante è che l'Olympus abbia raggiunto quota 5 falli, dunque da questo momento in poi per ogni fallo subito l'Ital Service Pesaro potrà eventualmente calciare un tiro libero. C'è da asciugare il parquet del Pala Olgiata, ne approfittiamo anche per mettere un po' di ordine in questa partita. 8 minuti 40 secondi da giocare. L'Olympus ha bussato due volte, prima con Marcelinho, poi con Christopher Cutruppi. 1-2 che ha indirizzato la partita, ma adesso l'Ital Service Pesaro potrà beneficiare del bonus. Barrichello a puntare Dimas, le finte di Matheus Barrichello che si sposta al pallone e calcia, la conclusione è debole, riparte l'Olympus. Gabriel, si ferma la transizione, si sono allacciati Barrichello e Dimas, con Dimas che adesso va da Fortino, ancora Barrichello in anticipo, non riesce a tenere in campo il pallone. Le proteste di Dimas. Arriva il time out chiamato stavolta da Daniele Dorto e arriva anche un altro cartellino giallo, ammonito Fabrizio Reali, vice allenatore dell'Olympus. Squadra al rapporto dai due allenatori. Quando sta per esaurirsi anche il tempo utile per il time out di un primo tempo sicuramente intenso, in cui l'Olympus ha avuto grande solidità dietro. Abbiamo detto Blues che hanno vinto praticamente tutti i contrasti, sono arrivati prima praticamente su 9 seconde palle su 10, una concretezza che si è manifestata anche in zona gol, con i Blues che hanno colpito due volte e che hanno avuto almeno un altro paio di chance per arrotondare ulteriormente il punteggio. 8 minuti 12 secondi alla fine del primo tempo, ancora Dimas a colloquio con gli arbitri, forse a chiedere ancora spiegazioni sul mancato fischio nel contatto con Matheus Barrichello. Fortino va davanti da Tres, che prova a servire Isgro, arriva Davide Putano ad allungare il pallone in rimessa laterale. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di primo tempo con Tress in possesso, prova a calciare, pallone deviato, è bravo Tress ad arrivare prima e poi arriva dopo Vavà, che commette fallo su Isgro, è in allegato, arriva anche il cartellino giallo, primo ammonito dell'Ital Service Pesaro dopo Tress, Marcelinho e Reali per l'Olympus. È 5-3 il conto dei falli, Ital Service ancora lontana dal bonus che invece, lo abbiamo detto, ha toccato l'Olympus
squadra di Torto che quindi dovrà un po' anche regolare il volume dell'intensità per non rischiare di mandare l'Ital Service a calciare un tiro libero. Putano. Tony Dandel sbaglia il tocco su Morello, che non ha neanche provato ad arrivare su quel pallone. Banale, palla persa dall'Ital Service Pesaro con Fortino, che sta scaldando il sinistro, ma ancora una volta lo spedisce alto sopra la traversa. Putano ha già rimesso in moto Morello Schiocche. Juanfran. Tony Dandella prova a tagliare il campo dentro per Juanfran, che applaude le intenzioni del suo capitano. Forse leggermente troppo potente il pallone di Tony Dandella, anche in questo caso l'idea non era per niente male, perché di fatto Tony Dandella aveva tagliato a metà la fase difensiva dell'Olympus. Qui Sgro alza, Demas stava per fare un capolavoro. Ma bella giocata che strappa gli applausi del pubblico presente qui al Palo Loggiata di Roma. Belloni, Juanfran, ancora da Belloni. Putano non poteva prendere quel pallone. Arrabbiatissimo Tony Dandella. Demas a battere il corner dopo il regalo praticamente dell'Ital Service Pesaro. Qui da centravanti Marcellino ha provato a girarla in porta di testa, ha solamente sfiorato il pallone il bomber dell'Olympus, giocatore anche della nazionale italiana, di Massimiliano Bellarte. Belloni, Tony Dandella, Juanfran a portare il pallone, va dentro da Belloni. Si scusa Juanfran, leggermente troppo lungo il suggerimento per il numero 10 biancorosso. Ital Service che si risistema all'interno della sua metà campo. Ducci che aveva il pallone tra i piedi, ma si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'Olympus. Gabriel Ducci, pallone lungo, regna all'interno della sua area di rigore Putano. Juanfran, Tony Dandella, si allunga troppo il pallone sul controllo, si dispera il capitano dell'Ital Service e viene rispedito al mittente. Fuori Murillo, non sta dando tantissimi minuti a Murillo Schiocche. Fausto Scarpetti, Belloni, Juanfran, Tony Dandella, taglia il campo a cercare Juanfran. Non c'è stato il tocco dei Biscossi, che ha seguito bene il taglio di Juanfran. Rimessa laterale per l'Olympus, già battuta da Biscossi. Ducci, Demas si appoggia all'indietro su Marcellino, chiama la fase difensiva Scarpiti dalla panchina. Pallone per Biscossi che prova il controllo con l'esterno per tagliare fuori Juanfran, che è bravo però a rimanere incollato, e poi l'Olympus butta via il pallone. 5 minuti 52 secondi, adesso fase un po' più di stanca di questo primo tempo, almeno in termini di occasioni da gol. Belloni, Juanfran, vediamo se l'Ital Service riuscirà a trovare un guizzo o magari a guadagnarsi il sesto fallo, che potrebbe portare i biancorossi a calciare un tiro libero. Juanfran, Demas spedisce in avanti, Barrichello tiene in campo il pallone. 5 minuti 22 secondi, attacca Barrichello che proverà probabilmente a puntare Gabriel, poi mette forte dentro il pallone, rimpallato dalla fase difensiva dell'Olympus. Belloni, Barrichello, è lui il faro che può accendere la luce. Tony Dandella, gli ha servito il pallone Belloni, aveva tempo forse anche di controllare e calciare. Felipe Tony Dandella, lui che ha vinto tutto con l'Ital Service Pesaro e come abbiamo già detto ne è capitano e simbolo assoluto. Belloni rientra sul mancino,
Juan Fran. Barrichello, pressato da De Massa, arriva il blocco di Tony Dandella a creare un minimo di spazio a Matheus Barrichello, che adesso prova a puntare su De Massa. Viene scippato del pallone dal 77, Marcelinho contro Putano, bravo Putano ad uscire, a chiudere due volte lo specchio della porta a Marcelinho, ma ogni pallone perso dall'Ital Service si trasforma praticamente in un'occasione da gol per l'Olympus. Biscossi, Tres prova ad andare al volo, è un passaggio, una telefonata per Putano, grande chiusura di Tres, pallone gestito da Juan Fran, doppia deviazione e l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Ital Service Pesaro, rimessa laterale già battuta dall'Olympus. Siamo per entrare negli ultimi 4 minuti di primo tempo. Tres la lascia bene lì per Marcelinho, che calcia potente, centrale facile questa per Davide Putano. Juan Fran va dentro da Belloni, che difende e scarica su Tony Dandella. Juan Fran prova a risistemarsi in fase offensiva all'Ital Service, ma il copione è sempre quello, pallone a Barrichello che proverà ad inventare in uno contro uno su Rudinei. Tres, la giocata di Barrichello che ha provato a sorprendere sul primo palo Ducci, poi Tres prova a controllare il pallone, Barrichello va dentro da Tony Dandella, suolata col destro, conclusione Mancina che non c'entra lo specchio della porta. Ducci lungo da Marcelinho, gestisce il possesso l'Olympus con Isgro, che gioca un po' con la suola, offre a Tres di ritorno per Isgro, che prova a cambiare passo su Tony Dandella, la sterzata di Isgro, Tres dentro da Marcelinho che serve il rimorchio di Tres, un paio di deviazioni con Amorello che si impegna ma non riesce a tenere in campo il pallone. 2 minuti 50 secondi, l'Olympus è avanti di 2 gol e attacca Tony Dandella, contatto con Biscossi, le proteste di Tony Dandella e di Putano nel contatto proprio tra Tony Dandella e Biscossi. Siamo esattamente in clima playoff in termini di contatti, di intensità e di pathos in questa partita qui alla Palloggiata di Roma. Tony Dandella prova a scavare il solco centrale, riparte l'Olympus, la ruleta di Biscossi che poi indirizza sul palo più lontano, perla di Matteo Biscossi, e con 2 minuti e 24 secondi l'Olympus cala il tris al Palloggiata di Roma. Gollissimo di Matteo Biscossi, ruleta e piattone aperto sul palo più lontano, terzo gol dell'Olympus, fischiato tra l'altro anche il fallo cumulativo. L'Ital Service Pesaro che arriva a quota 4 sul contatto che aveva fatto finire per terra Antonino Isgro, proprio su quell'azione si è trovato lì il pallone Biscossi, super giocata con la ruleta e poi all'angolino a battere Davide Putano, sta provando ad indirizzare in maniera seria ed importante questa gara 1 l'Olympus. Isgro rientra sul destro e calcia, Putano vede partire il pallone, la blocca con Little Service che riparte, Caruso per Murilo Schiocche, anche questa volta l'idea non era male,
Non era male neanche il passaggio, c'erano semplicemente forse troppi giocatori dell'Olympus intorno a Schiocche, che non è riuscito ad impattare sul pallone. Tressa, quasi un lancio a cercare Marcelinho. Tressa, dentro da Marcelinho, l'anticipo di Vavà in rimessa laterale. Ha bisogno assolutamente di riorganizzare le idee e provare ad inventarsi qualcosa l'Ital Service Pesaro, perché l'impressione che abbiamo almeno qui dalla postazione di telecronaca è che l'Olympus abbia il controllo, direi tecnico, fisico e mentale della partita fin qui. Tutto fotografato dal 3-0 che sta maturando qui alla Palloggiata di Roma. Tressa prova a saltare, Secco Caruso ci riesce e poi con la punta pesca l'angolino, si iscrive alla festa anche Rudy Ney. Tressa, primo tempo da incubo per l'Ital Service Pesaro, Poker Olympus, anche la firma di Rudy Ney. Tressa, 4-0. Barrichello, 1:20 da giocare. Dimas riconquista il pallone sul tentativo di Barrichello che voleva trovare Murillo. Fortino, Dimas, 4 gol di vantaggio per l'Olympus in un primo tempo perfetto dei ragazzi di Daniele D'Orto. Ultimi 50 secondi della prima frazione in arrivo. Isgro cerca la giocata su Pires, offre il pallone a Fortino che torna da Isgro, si ferma al numero 7 che prova a calciare, pallone che termina in rimessa laterale. Fortino, Di Massa, adesso di gestione in questo finale di primo tempo l'Olympus. Ducci prova ad andare lungo, la chiusura di testa di Vavà. Barrichello, forse l'ultima chance per l'Ital Service Pesaro in questo primo tempo. Barrichello prova a saltare Isgro, calcia, pallone intercettato da Cutrupi che spinge la controtransizione dell'Olympus. Si ferma Cutrupi, si ferma Marcelinho che gira su Antonino Isgro, che può provare a puntare Barrichello che ha letto in anticipo la giocata di Sgro. Attendiamo solamente il fischio degli arbitri con Vavà che prova ad andare alla conclusione. Un solo secondo alla fine del primo tempo, Ducci la lascia lì, arriva adesso il fischio degli arbitri, cala il sipario sul primo tempo del Palloggiata di Roma con l'Olympus in controllo totale e avanti 4-0 sull'Ital Service Pesaro. Tra poco scorreranno le immagini che vi riassumeranno i primi 20 minuti di gioco, noi invece ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco per raccontarvi il secondo tempo.
Vuoi sapere cosa rende veramente unico il caffè Raphael di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unica la birra, l'arte delle specialità di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unico l'olio, l'arte delle specialità di Todis?
Ben ritrovati dal Palo Olgiata di Roma, tutto pronto o quasi per il secondo tempo di Olympus Italservice Pesaro. Si riparte dal vantaggio, direi netto, non solo per quello che dice il 4-0 stampato sul tabellone del Palo Olgiata, ma anche per come l'Olympus si è espressa in campo. Ha imposto subito il suo marchio sulla partita e attenzione, perché Scarpitti inizia il secondo tempo col portiere di movimento. Si riparte il primo possesso dell'Italservice proprio col portiere di movimento. Barrichello. Toni Dandella, Barrichello, portiere di movimento dunque, quasi un all-in per Fausto Scarpitti, che prova a, come posso dire, rimettere in discussione questa partita. Occhio qui all'errore con Barrichello, prestato da Dimas. Si ferma Barrichello, costretto a difendersi sul raddoppio, non c'è fallo, alla fine sarà calcio d'angolo per l'Olympus. Occhio alla conclusione di Fortino, una deviazione e il pallone che è nuovamente buono per i Blues. Biscossi, Dimas con l'esterno tocca all'indirizzo di Rodolfo Fortino. Biscossi a lottare con Barrichello, pallone che alla fine si perde in rimessa laterale. Rimessa laterale per l'Italservice Pesaro, se non abbiamo capito male l'indicazione degli arbitri. Rimessa per l'Olympus invece. Avevamo interpretato male la chiamata dei direttori di gara. Olympus che attacca a testa bassa con Fortino, che offre a Gabriel. Provvidenziale Davide Putano a dire di no alla conclusione di Gabriel. Rimessa laterale in arrivo per l'Italservice Pesaro, un minuto e mezzo volato praticamente in questo secondo tempo. Barrichello, come al solito lui quasi a fare da playmaker, salta secco Gabriel, prova ad offrire il pallone a Morello. Dicevamo di Barrichello che è letteralmente il faro dell'Italservice, tutte dai suoi piedi nascono le azioni dei biancorossi, che schierano nuovamente Caruso da portiere di movimento. Barrichello, Buonfran, Barrichello, Toni Dandella, Caruso, Barrichello, pallone per Murillo Schiocchè. Si torna da Barrichello che tocca con l'esterno all'indirizzo di Toni Dandella. Barrichello rientra, apre il piattone per servire a Murillo, che però si è fermato, e allora fuori Caruso, torna Putano. Direi non giocato granché bene questo portiere di movimento, almeno in questi primi due minuti dell'Italservice Pesaro. Pallone lungo con Putano che fa scudo col corpo e protegge l'uscita del pallone. Putano poi prova ad andare lungo da Buonfran, che si arrabbia con se stesso, ha solamente sfiorato quel pallone. Qui Dimas anticipa Barrichello, poi attentato di Davide Putano che ha spazzato via il pallone. Olympus che riparte da una rimessa laterale. Fortino da Gabriel,
Bravo qui Juanfran a smorzare di testa Barrichello, prova a coordinarsi, chiedeva un tocco con il braccio Dimas, pallone ripulito da Daniele Ducci. Fortino prova ad andare dentro da Biscossi, suo uno strepitoso gol del 3-0. Qui Putano si incarta, stava per perdere il pallone, va lungo da Barrichello che non può mai arrivarci. Anche il linguaggio del corpo di Matheus Barrichello, diciamo che non manda segnali esattamente confortanti per l'Ital Service Pesaro. Di una serie comunque che è solo al suo primo atto. Occhio qui a Tres, scippato del pallone da Juanfran. Chiedevano un fallo dalla panchina dell'Ital Service. Dimas prova a saltare, Putano, e colpisce il palo ad un passo dal 5-0 l'Olympus. Contro break dell'Ital Service con Juanfran, muro blues davanti a lui. Dimas e Fortino a spingere la transizione. Dimas calcia, Putano para, Tres di testa si appoggia su Fortino. Da continuità all'azione offensiva l'Olympus. Dimas uno contro uno su Barrichello, poi si ferma e preferisce ragionare. Tres a Biscossi, salta secco Juanfran, poi Dimas alza questo pallone. Rimessa laterale Ital Service, anche se c'è da asciugare ancora il parquet del Palolgiata. 16 minuti 12 secondi, Olympus in controllo di questa partita, 4-0 maturato nei primi 20 minuti. E Blues che adesso difendono su questo pallone che Tony Dandelli imbuca in verticale per Caruso, poi si prende la conclusione Tony Dandella, si distende Ducci, occhio qui a Caruso che chiedeva un tocco di Ducci, era stato però dimenticato Caruso all'interno dell'area di rigore dall'Olympus. E possiamo assolutamente segnare questa tra le occasioni da gol avute dall'Ital Service Pesaro. Sono state poche, dobbiamo dire il vero, in questa partita. Qui Tres spedisce in avanti per Isgro, la chiusura di testa di Davide Putano che spedisce il pallone in tribuna al Palolgiata e ovviamente in rimessa laterale. Marcelinho spalle alla porta, la offre a Tres, siluro di Tres. Ma è attento sul primo palo Putano, Cutrupi, Isgro, punta in uno contro uno, le finte di Isgro, è bravo Morello a toccare il pallone e a fare in modo che termini in rimessa laterale, giusto l'ultimo tocco ad Isgro. Tony Dandella dentro da Caruso, spalle alla porta, offre il pallone a Vavà che prova ad andare dentro da Morello Schiocche, non rimette, il portiere di movimento Scarpiti, allora Tony Dandella a lottare con Cutrupi, la rimessa laterale sarà in favore dell'Olympus. Tressa in buca dentro da Marcelinho, Tressa, Cutrupi, Marcelinho, Cutrupi, pallone per Rudy Tressa. Isgro, Marcelinho, pallone per Rudinei Tres che torna da Antonino Isgro. Tres in buca dentro, Marcelinho per Cutrupi che prova a calciare. Pallone lungo da, lanciato da Putano, da portiere a portiere, pallone che sfila oltre la linea di fondo. Isgro punta Belloni, offre a Rudy Tres, Marcelinho, occhio qui al tocco sbagliato
rimessa laterale per l'Ital Service, ancora niente portiere di movimento per Scarpirti, che ha puntato forse un po' sull'effetto sorpresa in avvio di secondo tempo, ma poi ha di fatto rinunciato a quella situazione di gioco. Qui Tony Dandel va addirittura in rimessa laterale, adesso lascia il campo a Mateus Barrichello. Ducci prova ad andare lungo da Marcelinho, buona chiusura di Barrichello. Caruso vince il contrasto, tres, Ducci, Marcelinho porta il pallone, qui si lamenta con Isgro che con il taglio gli ha praticamente portato l'uomo addosso. Ducci con i tempi giusti ripulisce il pallone, lo offre a Rudy nei tres, giocata difensiva e di lettura di Ducci accolta dagli applausi del pubblico del Palolgiata. Cutrupi, tres con l'esterno, prova a tagliare in verticale per Cutrupi, va non riesce a tenere in campo il pallone, altro piccolo cadeau dell'Ital Service Pesaro che concede la rimessa laterale in zona d'attacco all'Olympus. Dorto pronto a rimettere in campo praticamente tutto il quartetto di movimento perché ha chiamato Demas Fortino, Gabriele Biscossi. Vediamo se i cambi arriveranno in maniera scaglionata o tutti insieme. Intanto Olympus che gestisce questo pallone con Tres che lo tocca in rimessa laterale a Caruso. Barrichello si rinnova il duello con Isgro, poi sbaglia il tocco su Belloni. Gabriella a battere la rimessa laterale dopo l'errore nella connection tra Barrichello e Belloni. Quel lancio lungo lascia sfilare, pallone innocuo oltre la linea di fondo, Davide Putano. Juanfran, Barrichello prova a gestirla in mezzo a tre giocatori dell'Olympus, si trascina però il pallone in rimessa laterale, non era facile uscire da quella situazione, stava anche per riuscirci Barrichello. Ducci, pallone per Marcelinho, Isgro dentro da Gabriel, si appoggia su Antonino Isgro. Isgro calcia, pallone sul palo, poi arriva Cutrupi, dal nulla l'Olympus a costruirsi questa occasione, rimane a terra Cutrupi. Andiamo a rivedere il replay con Isgro che duetta con Marcelinho, forse anche una deviazione, e qui sì, poteva starci il fallo su Christopher Cutrupi. Pallone imbucato dentro, Juanfran anticipato da Gabriel che ringhia sul pallone, poi la giocata di Juanfran ma c'è ancora una volta Gabriel che finisce a terra. Fallo commesso da Juanfran, anche un po' di frustrazione qui su Gabriel. Olympus che si è presentata a questi playoff in condizione smagliante. Cutrupi dentro da Biscossi, fermato da Belloni, pallone recapitato però sui piedi di Rodolfo Fortino, qui l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Ital Service, proprio di Belloni, rimessa laterale della quale si incarica Matteo Biscossi che ci ha regalato indubbiamente il gol più bello di questa partita con la ruleta ed il piattone sul secondo palo di quello che è stato il momentaneo 3-0 dell'Olympus che poi ha ulteriormente allungato nel primo tempo con Rudy nei tres. Putano prova ad arrivare prima di Cutrupi, poi qui Cutrupi e Belloni entrano a contatto.
le grandi proteste della panchina dell'Italia Service. Arriva anche un cartellino giallo per un membro della panchina biancorossa. Ecco Truppi sostituito da Daniele Dorto, che va anche a redarguirlo. Veramente l'Olympus è in una situazione di punteggio tale che andarsi a prendere cartellini che potrebbero avere un peso specifico non indifferente in questa post-season sarebbe davvero un'ingenuità clamorosa. Bravo Dorto a togliere Cutrupi nel momento di tensione, diciamo così. Ital Service che per un attimo aveva provato a ributtare dentro il portiere di movimento, ha visto però sfumare anche questo possesso. E allora Olympus che riparte. Dimas, l'anticipo di testa di Vavà, il primo ad arrivare sul pallone è Murillo Schiocche che calcia. La sua conclusione deviata, che si alza oltre la linea di fondo. Juan Fran Fortino prima di Murillo. Barichello, va, conclusione debole, bloccata da Aducci che prova a servire Biscossi. Decisamente impossibile da controllare questo pallone per Matteo Biscossi. Ci riprova con il portiere di movimento l'Ital Service Pesaro, che ha assolutamente bisogno di una scintilla per provare ad intaccare un po' i perfetti meccanismi fin qui dell'Olympus, ma soprattutto per rimettersi anche un po' emotivamente in una partita che per il momento ha un padrone ben definito. Occhio qui a Caruso, manca l'appuntamento sul secondo palo. Juan Fran, la migliore giocata col portiere di movimento dell'Ital Service con questa imbucata di Vavà. Caruso sul secondo palo se lo è mangiato Juan Fran, che non ha proprio impattato sul pallone. 41 secondi alla metà del secondo tempo. Gabriel difende il pallone, sbaglia il tocco di ritorno su Fortino, torna Caruso da portiere di movimento. Va, Barichello, Juan Fran ancora per Mateus Barichello, che porta il pallone, lo offre a Vavà. Barichello, Juan Fran la mette forte sul secondo palo, arriva Gabriel a chiudere. Ital Service che continua ad attaccare col portiere di movimento. Barichello calcia a porta vuota, ci prova Ducci. C'è stata una deviazione, anzi no, sulla conclusione di Ducci. E allora Putano con le mani, Murillo Schiocche di testa, il pallone è buono per Biscossi. Alla fine doppia chiusura dei giocatori dell'Ital Service e rimessa laterale per l'Olympus con 9 minuti e 44 secondi da giocare in questa partita. E l'Olympus è sempre saldamente in controllo, è avanti 4-0. Fortino. Ducci si apre per dare una linea di passaggio al bomber dei Blues. Fortino, Dimas, bel controllo con la suola, difende il pallone, tutta la classe di Dimas che poi imbuca per Gabriel che finisce a terra nel contrasto con Juan Fran. E qui qualche dubbio ci rimane. Juan Fran che si è aiutato anche un po' con le mani. Fortino, Biscossi prova col giro palla all'Olympus, ma Biscossi regala il pallone a Juan Fran. Un paio di sterzate, poi
Barrichello, Murillo, c'è Caruso da portiere di movimento, allora Murillo interrompe la sua giocata, Tony Dandel calcia, pallone deviato, sarà corner Ital Service, torna Cutrupi al posto di uno stremato Matteo Biscossi. Esordio anche per Ciccarelli, giovanissimo giocatore dell'Olympus, e fiducia pienissima in lui da parte di Daniele Dorto. Qui Murillo ha provato a servire Tony Dandella, non era per nulla facile provare a girare in porta quel pallone. Barrichello alza un campanile, il primo ad arrivare è Cutrupi, alla fine Murillo di testa permette a Putano di ripulire il pallone. Murillo fermato da Ceccarelli con un fallo. Un fallo a testa con 8 minuti e 7 secondi da giocare, direi situazione falli ben diversa dal primo tempo, ampiamente in controllo da una parte e dall'altra. Primo tempo per 9 minuti praticamente l'Olympus era in bonus con l'Ital Service, che però non è riuscita a guadagnarsi il sesto fallo. Occhio a Tony Dandella, pallone sbuca, buono per Murillo, Barrichello calcia, Ceccarelli ci mette il piede, bravissimo, e poi Ducci va a calciare in porta, non c'entra lo specchio Daniele Ducci. Tony Dandella ha provato ad iscriversi a questa partita anche Daniele Ducci, qui Fortino in anticipo, Ducci alza ma regala il pallone a Putano, ma corre il cronometro che decisamente insieme al punteggio sul tabellone è il peggiore alleato dell'Ital Service Pesaro. Qui va prova ad addomesticare questo pallone. Ducci con i piedi, Putano all'interno della sua area di rigore, momento della partita in cui l'Olympus si è messa forse in modalità gestione, ma l'Ital Service non riesce a trovare continuità anche nelle folate offensive per dare pressione all'Olympus, che sembra almeno per il momento gestire direi con ordine anche il portiere di movimento biancorosso. Murillo, Caruso, Tony Dandel va dentro da Vavà, tripla deviazione e poi alla fine pallone recuperato da Tony Dandel. Occhio alla conclusione potente di Matheus Barrichello, però finisce alta sopra la traversa, chiedeva una deviazione non vista dagli arbitri. Barrichello Ducci, Marcelinho, Cutrupi porta il pallone, viene chiuso in rimessa laterale. Cutrupi va dentro da Marcelinho che difende e torna da Cutrupi, prova a gestire il possesso l'Olympus. Cutrupi, Tressa, pallone per Antonino Isgro che la alza per Marcelinho che di testa non riesce a tenere in campo il pallone. Arriva il time out chiamato da Fausto Scarpetti sulla panchina dell'Ital Service Pesaro, 6 minuti 7 secondi, vorrà provare a disegnare qualcosa per rendere più efficace magari il portiere di movimento. Ital Service che, come abbiamo più volte detto, non è stato forse mai veramente dentro a questa partita e non è riuscita neanche col portiere di movimento, se non un'occasione per Juan Fran, a mettere davvero paura all'Olympus. Già in campo l'Olympus, attendiamo anche l'Ital Service Pesaro, chiaramente
avrà avuto poco da dire Daniele Dorto. I suoi stanno giocando una partita veramente ai limiti della perfezione, l'hanno indirizzata con 4 gol nel primo tempo e adesso stanno gestendo. Ma occhio, perché nel futsal 6 minuti e 7 secondi sono una vita, partite che possono cambiare in un attimo. Ci riprova l'Ital Service Pesaro, vediamo se le indicazioni sulla lavagna di Fausto Scarpete sono riuscite o riusciranno a sortire benefici per i biancorossi. Va Tony Dandella, va pallone per Mateus Barrichello. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questa gara 1 di quarti di finale playoff della Serie A New Energy. Va si libera bene del pallone su Tony Dandella, che viene scippato dai Sgro, che prova a calciare, pallone fuori di un centimetro, quello scagliato in porta da Antonino Isgro. Tony Dandella, va dentro da Murillo, che controlla, anzi sfiora direi con la testa, non riesce a perfezionare però il controllo, poi lancio lungo di Ducci per Marcelinho, decisamente fuori misura, e direi che Marcelinho non l'ha presa benissimo. Murillo, Tony Dandella prova a calciare, ci ha provato Felipe Tony Dandella. Ducci che in spaccata aveva provato a controllare la traiettoria, qui va lungo da Marcelinho che stavolta ringrazia il suo compagno di squadra. La deviazione di Tony Dandella, sarà rimessa laterale per l'Olympus. Tressa, Cutrupi dentro da Marcelinho che controlla col petto, torna da Cutrupi, la parata di Putano, poi arriva Isgro, anche il gol di Antonino Isgro, pokerissimo l'Olympus, 4 minuti 42 secondi, si è fiondato su quel pallone Isgro che poi col destro ha freddato Davide Putano. Rivediamo il destro secco di Sgro, pallone in porta, 5-0, e ancora portiere di movimento per l'Ital Service Pesaro, ma chiaramente adesso la missione quasi che verrebbe da citare Tom Cruise in Mission Impossible per questa Ital Service Pesaro. Occhio qui a Fortino che chiedeva un fallo. Barrichello, Tony Dandella, bravissimo Cutrupi ad arrivare sul pallone e poi a guadagnare anche la rimessa laterale. 4 minuti 13 secondi, Scarpetti che è pronto a cambiare il portiere di movimento, sarà verosimilmente più Caruso, ma Belloni, ancora in campo Ceccarelli. Fortino, Ceccarelli, Cutrupi, Isgro offre il pallone a Fortino, viene steso in ritardo da Murillo Ferreira che sportivamente va a scusarsi. Siamo per entrare, anzi siamo entrati, chiedo scusa, da 3 secondi negli ultimi 4 minuti di partita. Ducci, Fortino, Isgro, la giocata su Murillo Schiocche, se ne va Isgro che offre il pallone a Ceccarelli, serve un super Putano.
a salvare su Tommaso Ceccarelli da una super giocata di Antonino Isgro. Ceccarelli, Isgro ancora a portare il pallone, prova ad offrirlo a Fortino, questo troppo difficile da controllare, Barrichello finisce a terra, fallo commesso da Christopher Cotropi che altrettanto sportivamente si scusa con Matheus Barrichello. C'è da asciugare il parquet, anzi no, gli arbitri fanno giocare, ma è evidente la chiazza di sudore proprio davanti alla nostra postazione. Barrichello, pallone per Pires che la gira di prima in porta, viene rispedito al mittente da Daniele Ducci. Pires, Barrichello, Belloni, Murilo Belloni, 3 minuti e poco più da giocare in questa partita, 5 gol di vantaggio per l'Olympus. Ducci ci mette una pezza, Barrichello, Juanfran che indica la chiazza chiedendo agli arbitri di asciugarla, ma gli arbitri continuano ad ignorarla e allora si gioca. Murilo Belloni, pallone per Barrichello, adesso c'è Murilo Schiocchè da portiere di movimento, Pires, Juanfran dentro da Murilo e trova il gol l'Ital Service Pesaro con Murilo Schiocchè. Ben orchestrata questa azione dai ragazzi di Scarpiti. 2 minuti e 37 secondi, rimangono comunque 4 gol di vantaggio da gestire per l'Olympus. Ducci lungo, recupera Putano che prova ad andare da Juanfran. Ceccarelli lotta, Pires alla meglio, Juanfran poi scivola Pires. Gli arbitri non fanno asciugare, francamente a volte fatichiamo a comprendere alcune scelte, ha rischiato di farsi male Pires scivolando sulla chiazza di sudore. Cutrupi spaglia il tocco su Ceccarelli, Pires fuori, Putano, torna Murillo da portiere di movimento. Belloni, Barrichello, Pires. Si torna da Matheus Barrichello, Belloni, Murillo, Barrichello. Juanfran ancora per Matheus Barrichello con l'esterno per Belloni, Murillo, Ducci e rimessa laterale ad 1 minuto e 19 secondi. Barrichello, Belloni, taglia in diagonale, il pallone è raccolto da Fortino che a porta vuota spedisce, recapita il 6-1 dell'Olympus ad 1 minuto e 12 secondi dalla fine, il gol di Rodolfo Fortino. Titoli di coda che possono iniziare a scorrere al pallaggiata, 6-1 Olympus quando stiamo entrando nell'ultimo minuto di questa partita che i Blues hanno dominato qui al pallaggiata, indirizzandola con il netto 4-0 già nel primo tempo, poi il gol di Sgro del 5-0, il momentaneo 5-1 di Murilo Schiocchè e adesso anche Rodolfo Fortino che dalla sua metà campo ha recapitato in porta nel 6-1. Ceccarelli, Isgro, Biscossi trattenuto da Pires che va a commettere fallo, fallo evidente reiterato di Pires che poteva forse anche essere punito da un cartellino giallo.
39 secondi, calcio di punizione Olympus. Si allontana Isgro, va Biscossi dritto in porta, l'aveva piazzata bene Biscossi e questa è una grande parata di Davide Putano, che in spaccata ha negato la doppietta a Matteo Biscossi, che qui va a controllare ad offrire il pallone di ritorno ad Isgro. Ultimi 30 secondi di partita, Isgro si appoggia all'indietro su Ceccarelli. Vediamo se le due squadre decideranno di chiuderla qui o se proveranno a costruirsi magari un'ultima occasione. Biscossi, Ceccarelli, torna da Biscossi, pallone imbucato dentro, arriva Cutruppi che in due tempi allunga in rimessa laterale. Barrichello, Piressa, ultimi 10 secondi di partita, la porta Barrichello che sfida Biscossi, doppio contrasto, alla fine Cutruppi la alza, arriva la sirena conclusiva, il primo atto di questi quarti di finale dei playoff scudetto è nettamente dell'Olympus che batte 6-1 l'Ital Service Pesaro. Ital Service Pesaro che in casa nella prossima gara proverà a trascinare la serie a gara 3. Tra poco gli highlights di questa sfida, rimanete con noi perché voliamo in campo per le solite interviste flash.
Siamo sul parquet della Pallavolgiata di Roma, immediato post gara della sfida tra Italservice, tra Olympus e Italservice Pesaro, che l'Olympus si aggiudica con il risultato finale di 6-1. Siamo in compagnia di Daniele Dorto e non solo. Mister, partita direi controllata dall'Olympus, grandissimo approccio, grandissimo primo tempo, poi una ripresa più di gestione. Sì, beh, loro erano una grande squadra, dovevamo stare molto attenti perché sono una squadra molto tecnica. Abbiamo fatto una bellissima partita, siamo andati al primo tempo subito 5 falli, allora ho fatto arretrare la squadra in modo tale di non salire e prendere altri falli, perché avevo paura di andare poi a tiro libero. Però la squadra, devo dire, ha fatto tutto quello che io ho chiesto e abbiamo fatto un'ottima partita. La prima partita che indirizza la serie in vostro favore, però serviva forse anche dare subito un segnale, no? Una prova di forza, e direi che l'Olympus stasera l'ha data. Sì, vabbè, ha dimostrato di essere una grande squadra, quale siamo, però purtroppo i playoff sono un campionato a sé, speriamo di giocarli bene e fare un buon risultato. Grazie a Daniele Dorto. Andiamo a Mourinho. Cambio della guardia qui in postazione interviste, siamo con il direttore dell'Italservice Pesaro Nicola Munzi per commentare una partita, commentavamo anche con Daniele Dorto, l'Olympus che l'ha approcciata meglio, ha vinto praticamente tutti i duelli nella prima frazione, l'ha indirizzata e non avete avuto forse le forze, le energie per rimettervi in partita. Sì, chiaramente giusto, intanto ci tengo a fare complimenti all'Olympus, però è giusto metterci la faccia perché poi sicuramente atteggiamento a squadra è totalmente sbagliato. Se uno affronta i playoff vanno affrontati in maniera totalmente diversa, perché poi le partite diventano secche e non c'è più tempo per recuperare. Dunque dobbiamo vendere cara la pelle, poi magari le parole restano parole, vanno fatti i fatti, ecco, dunque vanno poi riportati in campo. Dunque ci teniamo un attimino a metterci la faccia io in primis, perché poi sicuramente con questo atteggiamento noi lì è finito tutto e non ce lo meritiamo. Non se lo merita la gente venuta da Pesaro, non se lo merita la società, ma nemmeno i giocatori stessi, perché poi loro hanno lottato tutto il campionato per raggiungere l'obiettivo. Dunque totalmente sbagliato l'approccio. Abbiamo la fortuna di giocarci in casa e vendere la pelle, lì deve essere fondamentale un altro totale approccio. Ecco, il bello e il brutto dei playoff è che nel giro di pochi giorni si volta completamente pagina e inizia da zero una nuova partita. È chiaro che, come dicevi anche tu, servirà un approccio ben diverso da parte dell'Italservice. Sì, sicuramente un approccio appena entrati in campo, loro hanno vinto tutti i contrasti, tutte le seconde palle le loro, subito entrati in gol. Io ricordo difficilmente forse la scivolata di Fortino all'inizio poteva farci gol, poi primo tempo non ricordo occasioni nostre, dunque va totalmente cambiato. Nulla a togliere chiaramente ai meriti Olympus, che quando va sopra diventa ingiocabile in alcune cose, però non dobbiamo facilitare questo. Oggi abbiamo facilitato in tutto e per tutto le potenze dell'Olympus, questo non va bene, ecco. Ci tenevo io a metterci la faccia, ripeto, che sembra giusto per i sforzi e velocità, sforzi hanno fatti i ragazzi, perché poi ripeto abbiamo rincorso, siamo arrivati in playoff, siamo stati fuori, siamo rientrati, abbiamo cambiato tanto a gennaio e dunque dobbiamo cambiare sicuramente atteggiamento, dobbiamo entrare in campo con motivazione sapendo che per noi è l'ultima chance. Grazie Nicola Munzi. Grazie a voi, bocca al lupo. E direi che è davvero tutto dal parquet del Pallavolgiata di Roma, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, ribadiamo solamente il punteggio finale in questa gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Olympus batte 6-1 Italservice Pesaro e si porta a casa proprio gara 1. Grazie per essere stati in nostra compagnia.